Ieri sera è andata in scena la finalissima di Amici 23. Un appuntamento davvero molto atteso da parte di tutti coloro che sono dediti a questa trasmissione. La prima serata di Canale 5 è stata ricca e piena di emozioni, per poi arrivare al momento finale dove Sara è stata decretata il vincitore di questa edizione. Ma che cosa andremo a ricordare di questo anno scolastico trascorso in compagnia dei nostri allievi preferiti? Amici 23, gli allievi migliori che hanno corsa per la vittoria. Amici 23 è giunto al capolinea. Siamo certi che Maria De Filippi abbia pensato a tutto al fine di rendere questa finale spumeggiante e ricca di sorprese. A contendersi la vittoria sono stati Sara, Holden, Mida, Dustin, Marisol e Petit. Ognuno di loro era meritevole di vittoria, ma alla fine il vincitore è la giovane Sara che al duello finale ha vinto contro Marisol. Tra i preferiti c'erano Sara e Petit per quanto riguarda il canto, mentre per il ballo la vincitrice ideale era proprio la giovanissima Marisol. I momenti indimenticabili dell'ultima edizione di Amici. Come ogni anno è bello fare un resoconto in merito che quella che è stata l'ultima edizione di Amici. Tra i nomi che non dimenticheremo mai quello di Sara Toscano, una ragazza che ha fatto il suo ingresso a settembre. Lei ha compiuto un notevole percorso di crescita all'interno del programma della De Filippi. La stessa cosa può essere detta in merito a una ragazza che è stata eliminata qualche puntata fa, ma che siamo sicuri sentiremo ancora a lungo. Ci riferiamo a Martina Giovannini, la quale è stata eliminata ad un passo dalla finale, seppur per molti rappresentasse la vincitrice morale di questo programma. Non dimenticheremo poi la bravura di alcuni ballerini come Marisol, Dustin, Lucia e Sofia, che con la loro determinazione e caparbietà ci hanno fatto vivere momenti a dir poco unici. Un altro grande protagonista di questa edizione è stato l'autotune che ha fatto da sfondo a moltissime performance dei cantanti. Per non parlare poi dei cavalli di battaglia e dei guanti di sfida dei vari professori. Da citare anche tutte le litigate e gli scontri che i ragazzi hanno concretizzato nel corso dell'anno.